sarà contento Luca Marchigiani, ma non Luca Mastrangelo. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio, oggi siamo qua per dedicare l'Inter 0-4, ma che partita è stata? Ok. Raga, ma che partita è stata? Cioè, dominata l'Inter sicuro, ma la Lazio... Allora, vabbè, poi dopo ne parliamo. Ciao. E ti sono messo di quelle cose, YouTube di quelle cose esagerated. Ma raga, che... Questa giornata veramente di campionato, questa giornata di campionato è proprio, cioè, vabbè. Allora, Inter Lazio, sarà contento Luca Marchigiani, ma non Luca Mastrangelo. Luca, ciao Luca, ciao Luca. Oggi si vive una bellissima serata tra Inter Lazio. Allora, Inter 0 Lazio 1, ciao Luca Mastrangelo, lo so che sei cazzato, che spacchi i piatti. Forse ti sento, ah no, è vero che abita a Milano, non lo so. Vediamo, forse sento. Mica come sta battendo. Porca trota. No, sto scherzando. Comunque, in bocca al lupo Luca Mastrangelo. Sarà contento Luca Marchigiani che è laziale. Vabbè, Inter 0, Lazio 1, allora. Primo tempo. Ha dominato la Lazio, però aspettate, ha dominato la Lazio, però anche l'Inter, cioè più la Lazio in realtà, però l'Inter attacca, quando vuole attacca. Nel primo tempo ha attaccato poco, ma nel secondo tempo la Lazio si è addormentata in pratica. Allora, il gol l'ha fatto Sergej Milinkovic-Savic. Un gol facile, come devo dire, proprio di testa, lo faceva anche mia nonna con il cappellino. Scherzo, lo faceva pure mio padre con l'infradito, come dice Recalcati. Ciao Reca, non so che sei incazzato anche tu. E dicevo, Lazio nel secondo tempo che ha mollato un pochino il gioco, e l'Inter che continuava a salire, ma sai che... Sapete che io dico sempre che l'Inter segna sempre all'ultimo, ma questa volta non è successo. Ma prima Bastos, non so chi era, non mi ricordo, ha rischiato un autogol. E vabbè, capita. Cioè, rischiato, non è che l'ha fatto. Ok, io vi saluto, ci vediamo domani. Domani non ci sono partite, martedì. Forse c'è... Sì, martedì c'è il turno settimanale. E lì Empoli-Napoli, vabbè. Rosico male. Gabomen. Va bene, io vi saluto, che vado a vedere il video di Gabomen, e ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti nel mondo del calcio a 360 gradi. No, scherzo.